città del tricolore. Beh, ma perché noi stiamo cercando di salvare tutta Italia, da nord a sud. Saremo anche a Napoli, a Salerno, a Taranto, a Cagliari, a Catania, perché l'euro e la finanza stanno massacrando tutta Italia, da nord a sud. Il tricolore è massacrato da una moneta totalmente sbagliata e da un'invasione che Renzi e Alfano stanno aiutando in maniera complice e folle. Non è una provocazione venire qua proprio a Reggio Emilia il 25 aprile, dopo l'accordo con Le Pen? Ma cosa vuol dire? Perché provocazione? In un paese libero stiamo festeggiando la libertà di pensiero e di parola, cosa vuol dire provocazione? La provocazione sono quei fascisti rossi che decidono chi ha diritto di manifestare e chi non ha diritto di manifestare. Questi sono veramente dei balordi, quindi io ritengo di pacificamente, in maniera non violenta, di poter esprimere il mio pensiero, il pensiero di tanti reggiani, di tanti emiliani che vogliono continuare a liberarsi, vivere in un paese libero. Oggi l'Italia non è un paese libero, è un paese occupato. Comunque i valori della giornata di oggi non sono in linea con quelli della Le Pen. Ma chi l'ha deciso? Qualcuno? La storia stessa della Le Pen. No, la storia della Le Pen, che sarà il primo partito in Francia, è una storia che dice prima ai francesi, prima al lavoro, dice stop all'immigrazione di massa, dice no all'euro, no all'estremismo islamico. Quindi lasciamo che i francesi decidano per i francesi, gli italiani per gli italiani. Quindi sono contento del sole, di Reggio, della sala piena, anzi dovevamo prenderne una più grossa perché nonostante le minacce di qualche pezzente. Insomma, abbiamo visto che alcuni centri sociali invitavano con maniere non troppo educate a starcene a casa, quindi è gentaglia, sono è gentaglia. Sono qua dietro. Vabbè, chi se ne frega. Mi spiace per magari gente che voleva esserci e non è venuta per paura o per timore, mi sembra che la sala sia piena la sala lo stesso. È strapiena, abbiamo dovuto... E quindi è la miglior risposta, è la miglior risposta alle minacce. Reggio non è cosa loro. Cioè mi sembra un atteggiamento mafioso, a Reggio si fa come dico io e tu non ci puoi venire. Ma siamo in Italia o siamo dove? Non siamo in un centro sociale, fortunatamente. Lo scorso anno la Lega ha avuto un grosso calo di consensi, cosa vi aspettate adesso per le amministrative? Di recuperare, perché lo stiamo facendo in tutta Italia, in tutto il nord, a Reggio compresa, quindi siamo tornati a correre. Qui c'è il problema dell'infiltrazione dell'Andrangheta. Ci sarà anche in Lombardia. A Oglia, anche in Lombardia. Ci sarà Katia Silva? Oppure no? No, lei è 25 anni che stiamo combattendo con le mafie, contro tutte le mafie, abbiamo sindaci minacciati di morte sotto scorta per la lotta alle mafie che purtroppo abbiamo anche in casa, quindi non ci fanno paura. Comunque oggi avremo alcune Katia testimonianze Silva, di questo nostro sindaco a Brescello, che è stata minacciata genere. Dalla mafia e però oggi fa un intervento con degli andarmetisti. Ma questa è una notizia in esclusiva che ci dà lei, che Tosi abbia dei legami con gli altri. C'erano dei rapporti, si è dimesso anche vice sindaco, ci sono stati dei rapporti. Parliamo di cose serie. Siamo qua per parlare di cose serie. Adesso questo datele a report, queste anteprime che sono loro specializzati in rapporti con l'Andrangheta. A Brescello c'è il carro armato che pone Don Camillo. Non parliamo di carri armati perché oggi è anche San Marco, oggi è la festa di San Marco e quindi ieri ho girato tutto il Veneto e. E se parli di ruspe, trattori o finti carri armati lì ti arrestano, quindi lasciamo perdere. Va? Salvini, oggi c'è il ministro Poletti qui a Reggio, qual è la sua proposta per il lavoro? Ma fuori dall'euro riparte il lavoro, ripartono gli stipendi e ripartono i consumi interni. E poi cancellare la legge Fornero. Noi stiamo cercando di raccogliere 500.000 firme per cancellare la legge Fornero che ha rubato diritti, pensioni e lavoro a milioni di italiani. Quindi vorrei sapere se Renzi e Poletti verranno a firmare il nostro referendum per cancellare la legge Fornero, che è una legge infame. A proposito di immigrazione, arriveranno ancora nelle prossime ore tanti clandestini e voi cosa chiedete al ministro Alfano? Sospendere immediatamente quella che è un'operazione demenziale che aiuta gli scafisti che si chiama Mare Nostrum. Comunque settimana prossima andremo in Sicilia per ribadire il fatto che bisogna fermare l'invasione nell'interesse di tutti. Okay. Grazie.